Pradin e Stamani ha lanciato un allarme per la scuola perché saranno tagliate 10 aule e 3 laboratori. Il suo appello è rivolto soprattutto alla provincia per sapere quale sarà il futuro dell'istituto. Sì, 10 aule comprese 3 laboratori. No, il mio appello è questo. Vorrei sapere che destino si riserva a questa nostra scuola che comprende i 3 indirizzi di geometri, ragioneria e pacle. Perché questa cessione di locali penalizza la didattica, particolarmente i 3 laboratori, che anche se venissero ricostruiti, sarebbero ricostruiti altrove e non avrebbero la stessa funzionalità. E allora io chiedo all'amministrazione provinciale, ma lo chiedo ai cittadini, alla comunità intera, se si ritiene che una scuola come i geometri e i ragionieri, che hanno nel corso dei decenni formato tanti professionisti, chiedo che destino debbano avere queste scuole. Perché io ritengo che scuole come i geometri e i ragionieri abbiano un futuro anche nella nostra realtà locale, perché oggi le figure afferenti il mondo economico sono assolutamente importanti, centrali nello sviluppo economico di qualsiasi sistema, nazionale e locale. Credo che ci sia spazio per dei tecnici superiori, non ingegneri né architetti, che ristrutturino le case in funzione antisismica, in funzione della compatibilità ambientale, della bioedilizia, del risparmio energetico. Noi stiamo formando questo tipo di tecnici. Gli economisti dicono che per rilanciare l'economia nazionale occorre un rilancio dell'edilizia. Ebbene, cosa succede qui ad Arezzo? Che risposta ci viene data? Il Presidente della Provincia ha risposto in settimana alla vostra polemica dicendo che nessun istituto sarà penalizzato. Questo non vi basta? Non è così, perché voi siete qui e potete vedere. Io ho tenuto una conferenza stampa questa mattina nell'Aula Magna, in quello che rimane dell'Aula Magna, che non è neanche la metà. L'Aula Magna, ha detto il Presidente, ma forse non conosce bene le cose, che è un bene, diciamo così, secondario. Non è così, perché io nell'Aula Magna tengo le lezioni, quindi tengo la didattica, a per esempio più classi riunite. Io ho fatto dei convegni sui ponti di grande luce, sull'ingegneria antisismica. Questi convegni erano preparati nell'Aula Magna, dove venivano effettuate delle lezioni tenute da, per esempio, da illustri docenti dell'Università di Firenze, Bartoli, a tutte le classi quinte. Io non so più dove riunire più classi per effettuare, per tenere una lezione. Quindi i danni ci sono e come. Aggiungo che il Presidente giustamente ha fatto riferimento alla spending review, perché io so che la spending review penalizza tutte le istituzioni, questo è senz'altro vero, ma la spending review non dice a chi debbano essere date le poche risorse rimaste, se darle a Tizio o darle a Caio. Queste sono scelte politiche.